Oh mio Dio, l'ha fatto davvero? L'ha fatto davvero? Non ho mai fatto reaction a questo genere di video perché è una cosa che guardo di tanto in quando, però ho sempre trovato canali che insomma trattassero questo tipo di video in maniera genuina, non per forza seria, però in maniera genuina, insomma erano restoration vere. Poi mi sono imbattuto in questo canale. Ho visto un paio di video e ho detto qualcosa non quadra. Quindi vorrei fare la reaction a un video che ancora non ho visto per confermare i miei dubbi e farvi capire quello che ho provato guardando quei due video precedenti. Ora, non è che sono proprio un esperto, però anch'io qualche paio di console le ho aggiustate, insomma quelle che avevo io vecchie, che scassate. Insomma, mi diletto a riparare qualche piccolo contatto che ha bisogno di una riparazione. Ma qui si va oltre. 10, 15, 20 spanne sopra il normale limite umano. Perché quello che stiamo per vedere è qualcosa di aberrante. C'è sto ragazzo che se ne va in giro a cercare console danneggiate in mezzo all'immondizia, in mezzo ai mucchi di sterco fumante. In mezzo ai mucchi di sterco fumante. E che fa lui? Dopo che cerca un paio di minuti, trova una console miracolosamente in mezzo alla me. Tutto trova: PS5, Nintendo 3DS aiosa, console fake, console originali, ufficiali. Tutto trova. Ma perché la roba non potrebbe stare là in mezzo e lui cerca solo qui? Perché farebbe schifo andare lì in mezzo e perché questi video sono fake da far schifo. Io ora mando avanti perché ci metto un po' troppo. Allora, vedete questa console qui, no? Tutte sfregiate con fondotinta e ok. Tutte le thumbnail, tutte sono così, tutte. Con la console in primo piano, sporca da far schifo, e poi con dei buchi all'interno. Vediamo se anche questo video è fake. Ne ho visti due, tre. Alcuni più fake di altri. Vediamo questo del 3DS perché è una console che mi sta molto a cuore. Vediamo se è fake anche questo o no. Già sembra fake perché. Ehi, era. Aspetta. C'è un buco tra lo schermo e la scocca superiore. C'è qualcosa che voleva scappare evidentemente da questo 3DS ed è non perché non voleva essere nel video. Perché un buco dovrebbe essere fatto da sotto lo schermo in fuori? Perché vedete, va in fuori la bruciatura, non so come definirla, e non in dentro, perché tu lo fai da sopra, si rompe con qualcosa da sopra, è in dentro, no? È in fuori. Con pennellate poi di fondotinta o terra, perché secca comunque, eh? È molto secca, si vede. Il pennino miracolosamente è intatto ed è bianco. Ma sì, anche una scheda SD, certo. Questa console dovrebbe avere danni da. No, no. Allora, calma. Questo qui rosa è il bollino che indica se ci sono danni da acqua. E non è sporco, non è rosa. Quando il bollino è così, con il bianco con i puntini rosa, è ancora buono. La console non ha subito danni da acqua. Ed io ho visto gli altri due video come riparava la PCB. Vediamo se anche qui è lo stesso. Comunque, PCB spennellata di terra, di fondotinta, quello che è. Vediamo. Piano, piano, che si rompe facile il nastro. E ha rotto anche lo schermo superiore e inferiore, tra l'altro. Va bene. Tutto da cambiare questo, ovviamente. Non è buono neanche più il fiocco lì, il nastro. Ma anche il pulsante home, tra le altre cose. Vabbè. E anche lo slider del 3D. E butta tutto quanto in acqua, vai, sì, acqua saponata for the win. Vabbè, questo è normale, si fa, si usa buttare acqua saponata, buttare lo shell in acqua saponata con le componenti per i pulsanti e le cose, si fa.
Ora voglio vedere cosa fa con quel buco. Io un'idea ce l'avrei, però non è family friendly. Per condire il tutto asciughiamo con un phon, che non sia mai non vogliamo piegare la plastica delicata delle componenti delle console. Per fortuna Nintendo usa la plasticozza dura e non la plastica da due soldi degli shell da Aftermarket. Ah, il Dremel. Probabilmente ha usato quello per fare il buco dalla console in fuori. Perché non esiste che fai un buco in fuori quando c'è lo schermo appiccicato. Non esiste proprio. Ma il nome italiano non mi viene perché guardo più che altro video inglesi. Quindi il nome italiano non ce l'ho a mente. Colla. Ma è zucchero a velo? O è zucchero a velo o è droga. Cioè, una delle due. Bicarbonato? Può essere bicarbonato? E poi ci mette la colla? Per sigillare il tutto. Poi magari ci passa con la carta vetro. Oh, allo! Bro, ma che c***o fai, bro? Vogliamo rivederlo insieme? È stato un momento catartico. Ha buttato del sale grosso? E spero che non sia soda. Perché se quella è soda, la PCB sarebbe bruciata. Ha buttato del sale sulla PCB. E poi? Un po' d'acqua a piacimento. E non è... Non è... Non è alcol isopropilico. Non è! Se fosse alcol isopropilico, isopropanol, sarebbe stato diverso. Casca a pioggia, sta usando un innaffiatoio! E poi la lucida! Cosa vuoi lucidare una console? Oh, oh, attenzione. Attenzione, si è colorato il watermark dei danni d'acqua, ok. Testa i LED, quindi funziona, stranamente. Oppure, idea più pazza, sono video fatti all'incontrario. Lui prima smonta la console, fa questi test inutili sulle batterie. Batterie transistor guardalo, guardalo! Dov'è il danno d'acqua? Dov'è il danno d'acqua? Non c'è! È scomparso magicamente! Oh! Ma chi vuoi fa fesso tu? Abbiamo tutte quante le nostre belle componenti. Schermo nuovo, nastro nuovo, tutto nuovo. Ok, abbiamo... Vediamo un po' se sono comparsi magicamente. Sono comparsi magicamente i pulsanti di home e della levetta. Dov'è? E della levetta del 3D. La levetta del 3D manca. Teniamolo bene a mente. Ok. Oh mio, tutta storta! Ma è apparsa ora. Quasi, tutta storta. La levetta del 3D è apparsa. Nel mentre monta viti storte, proprio ce le butta là dentro. Mamma mia, che disastro. Questo fa i video all'incontrario. Non è un video restoration, non è un vero video questo. Questo è un video fatto all'incontrario. Questo è un video fatto all'incontrario. Lui prima la smonta e poi la sporca e la pulisce. È un genio, è un genio del marketing questo. Io nella vita ho sbagliato tutto, dovevo fare i video di riparazione console falsi, perché tanto questo è, e fare milioni. Quante visual fa questo al mese? Un milione di visual. Oh mio Dio, l'ha fatto davvero? L'ha fatto davvero? L'ha fatto davvero? Oh mio Dio, l'ha fatto davvero? Guardate! Finisce qui il video perché non può andare avanti così. Vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione link per Instagram e Telegram. E noi
ci vediamo ovviamente alla prossima.